Bene, buongiorno a tutti, anzi buonasera, ormai siamo in orario quasi serale. Iniziamo, vi do il benvenuto a questo secondo webinar della serie di innovazione sociale digitale del progetto DSI Scale. Un minimo di introduzione prima di partire. Diciamo che l'innovazione sociale digitale, che è una parola che ci portiamo, diciamo, dietro ormai da qualche anno, cerca di diciamo, identificare tutte quelle persone, soggetti, imprese, gruppi informali e formali, quindi una sorta di movimento di persone che sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di supportare le sfide sociali, quindi far crescere dei progetti che hanno un fine sociale e che usa strumenti digitali per creare più impatto. Quindi sotto questo cappello noi identifichiamo il concetto di DSI, Innovazione Sociale Digitale. In questa seconda fase, anzi terza fase di progetto, dopo aver, diciamo, pubblicato varie ricerche, aver fatto una mappatura, aver prodotto anche un toolkit dove trovate tutto, diciamo, pubblicato online, abbiamo immaginato di fare una serie di webinar, quindi appuntamenti online, anche per coinvolgere persone con cui di solito non riusciamo a essere in contatto, quindi persone fuori Milano, progetti che non hanno base dove siamo noi come WeMake. Io sono appunto Zoe di WeMake, un makerspace a Milano. Insieme a me c'è Serena Cangiano che collabora con noi al progetto DSI, che è partito a gennaio 2018 e finirà a giugno 2019. Questa serie di webinar hanno appunto questo obiettivo, abbiamo identificato delle tematiche che pensiamo siano importanti per far sviluppare progetti ad impatto. La volta scorsa con Fiorenza Lipparini abbiamo parlato di misurazione dell'impatto, quindi in che modo progetti anche piccoli possono ragionare su degli indicatori che poi a fine di un determinato percorso possono dare una valutazione di quello che è stato l'efficacia di un progetto, quindi non solo dal punto di vista finanziario e economico, ma anche altro, quindi la crescita della comunità e altri fattori. Questo mese con Marco Giovannone vogliamo esplorare un altro ambito. Questo tipo che è quello degli spazi condivisi. Infatti abbiamo fatto anche un po' di inviti mirati nei Fab Lab, nei co-working. Adesso vi condivido queste slide, un paio di slide che ho preparato di introduzione. Share screen. Eccolo qua. Quindi, l'obiettivo di questi webinar, quindi l'impatto che cerchiamo di misurare di questi webinar, è individuare in che modo, partecipando a eventi che facciamo offline, tipo workshop, webinar online o altri eventi che accadono in Italia ma anche all'estero, le persone che partecipano possono diciamo, avere un beneficio in qualche modo, che può essere trovare nuovi partner, capire quale potrebbe essere una nuova roadmap per il loro progetto, magari definire un diverso business model, trovare una nuova soluzione tecnologica che non è stata ancora pensata. Per quello che appunto le tematiche sono diverse, o addirittura incontrando nuovi partner si potrebbero anche lanciare nuovi progetti. Questo tipo di esperienza, webinar, non c'è solo in Italia, ma anche i nostri altri partner di progetto la stanno facendo. I nostri partner di progetto sono quelli che vedete nella slide, quindi il capo progetto è Nesta, UK, non Italia, e gli altri partner sono sia WAG, quindi il Fab Lab di Amsterdam, WeMake, Better Place, che sono in Germania, i Pansto Foundation, IAC, quindi Fab Lab Barcellona e la Barcellona City Council. Sul sito di Digital Social,
internazionale, quindi digitalsocial.eu, poi dopo alla fine vi dirò anche il link, ci sarà il calendario, quindi in teoria potreste anche partecipare a dei webinar che sono organizzati dai nostri partner su altre tematiche. Nel caso siate interessati, poi vi mando tutti i link. Arrivando all'appuntamento di oggi, e quindi mi appresto a passare la parola a Marco, che ringrazio già di aver accettato questo invito. Noi Marco l'abbiamo incontrato per la prima volta durante il nostro workshop a Torino, a Nest Italia. Anche lì il workshop è servito per conoscere Marco e venire a conoscenza delle attività che lui fa a Torino, non a Milano, ma diciamo prima non ci conoscevamo. E quando ci ha raccontato appunto un tema di cui si sta occupando da tempo, quindi come, in che modo l'architettura e il design possono contribuire alla creazione di comunità, facilitare la collaborazione, come avete letto insomma, nell'introduzione a questo webinar, abbiamo pensato che potesse essere utile affrontare questo tema insieme e confrontarci. Quindi, bando alle ciance, lascerei la parola quindi adesso a Marco. L'idea è che se avete delle domande, come ho scritto nella mail introduttiva, impellenti, le scrivete in chat. Serena Cangiano monitora le domande che emergono. Se sono domande impellenti, possiamo fermare Marco e porgliela al momento in diretta, altrimenti le teniamo per il momento per la sessione di domande e risposte che ci sarà alla fine, quando Marco finisce di parlare. Saremo dentro ai 45, diciamo all'ora e mezza totale, in cui c'è la parte di anche domande e risposte. Assolutamente. Quindi finisco di condividere, così Marco, Va grazie, se bene, vuoi grazie, introdurti anche grazie chi sei. per l'introduzione. Sì, sono Marco Giovannone, sono un architetto. Lavoro con un gruppo, si direbbe, multidisciplinare, che è composto da un filosofo e alcuni educatori, e ci occupiamo di diverse cose. Sostanzialmente ci muoviamo su due linee di ricerca. Una riguarda più il tema dello spazio pubblico e di come oggi stia da una parte cambiando rispetto ai mutamenti tecnologici, economici e culturali, e come anche lì l'architettura e il design possono riprogettare e ripensare gli spazi pubblici. E l'altro tema, quello con cui ho parlato a Zoe a Torino, è quello di come sempre più frequentemente, soprattutto nelle città, stanno emergendo le nuove tipologie di spazi, gli spazi condivisi, gli spazi collettivi, degli spazi noi si possono definire ibridi, in cui spesso si mescola un po' di pubblico, un po' di privato, e che oggi non hanno una definizione precisa. Allora, io condividerei le slide, se mi ricordo come si fa. Allora, così dovreste vederle, dico bene? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, inizio questa presentazione che è un po' un esito di questa ricerca che stiamo facendo da non molto tempo. L'obiettivo è quindi quello di condividere un pochino con voi quello che abbiamo scoperto finora, ma soprattutto sarebbe interessante poter ricevere anche dei feedback da chi in questa tipologia di spazi lavora. Si vede dagli sfondi che avete dietro, il mio è l'unico, credo, diverso dal vostro, ma proprio perché mi trovo anche in un certo senso anch'io in uno di questi spazi, un centro di ricerca del Politecnico in cui dovevo presentare una cosa su un kick-off meeting di un progetto europeo, ma c'è anche un piccolo spazio che mi hanno dato invece per fare anche quest'altra presentazione. Quindi, diciamo, è abbastanza esemplificativo di quello di cui vorrò parlare. Allora, spazi collettivi come spazi per l'innovazione. Diciamo così, la buona notizia è che non esiste, almeno da quanto noi abbiamo ricercato, una definizione di cos'è uno spazio condiviso e di cos'è uno spazio collettivo. La notizia è buona perché appunto in questa incertezza, secondo noi, è ricca di possibilità di sviluppo. Io come architetto, dire, tremo anche un po' all'idea di tra poco sicuramente succederà, usciranno delle linee guida, delle normative sui co-working, sui fab lab, eccetera, quindi renderanno tutto già molto più complesso di come già è. Per dire, io un esempio su questa mancanza di definizione di cosa sono questi spazi, ho collaborato alla creazione di un piccolo fab lab a Chieri, che è qua vicino a Torino, il Tech Lab, che credo che Zoe
che Zoe conosca insieme a Pier, Paolo, tutta una serie di gente. La prima volta che siamo andati in comune, era un'area dismessa del comune, a, più o meno a raccontargli quello che volevamo fare, ci hanno detto, ah, siete una falegnameria. C'era una macchina taglio laser, falegnameria. Poi ho detto, ah, ma c'è anche, avete anche dei computer, quindi siete un ufficio. E non sapevano bene come inquadrarci, quindi anche un lunghissimo lavoro di acculturamento, acculturazione dell'ente pubblico, siamo poi riusciti comunque a fare qualcosa. Quindi la prima parte della, scusate, prima parte della ricerca, se riuscire, allora, ha un po' riguardato cercare di capire, di costruire una sorta di glossario di cosa oggi viene definito come spazio condiviso. Quindi, soprattutto, abbiamo letto molto, abbiamo cercato di capire cosa viene appunto, si può definire come spazio condiviso. Beh, intanto si può risalire molto lontano nel tempo, perché la collocazione è una cosa che c'è da tantissimi anni, cioè il fatto che piccole imprese o piccole persone scelgano di affittare all'interno di uno spazio più grosso degli spazi, c'è sempre stata, non è questa novità, no? Si condividono le scale, si condivide l'atrio e poi ognuno fa la propria vita. Questo da sempre, direi che è stato un modo per far fronte a piccole difficoltà che si è sempre attuato. Ad oggi poi ci sono altri spazi che vengono definiti, che si possono definire come spazi condivisi. Il più classico di cui oggi si sente parlare sono i co-working, che tutti conosciamo, che stanno, come dire, esplodendo anche a livello, stanno diventando delle attività economiche anche redditizie nelle grandi città, ne stanno nascendo moltissimi, ci sono addirittura delle catene di co-working che si pubblicizzano. Poi ci sono i makerspace, Fab Lab makerspace, in cui il tema riguarda più la prototipazione, l'utilizzo, la condivisione di macchinari molto costosi, dalle macchine taglio laser, CNC, stampanti 3D, bracci robotici, eccetera. Andando, diciamo, salendo di scala, ci sono poi gli incubatori, dove invece sono diverse start-up che lavorano, diciamo, alla ricerca della prossima innovazione disruptive che andrà a cambiare radicalmente il mondo e faranno tantissimi soldi. Esistono poi gli acceleratori a Torino, qui vicino ce n'è uno, acceleratore del Politecnico, in cui si cerca di, come dire, attraverso esperti, investitori, eccetera, di accelerare, diciamo, delle piccole e potenziali idee, in poco tempo farle diventare delle cose strutturate e poterle mettere sul mercato. Salendo ancora di scala, esistono poi anche questi, però storicamente sono un po' sempre esistiti, gli innovation center delle grandi corporation, che hanno sempre comunque avuto degli spazi in condivisione, soprattutto questo nel mondo anglosassone, con l'università, in cui pubblico e privato si incontravano per cercare di sviluppare innovazione e ricerca. Allo stesso modo, istituti di ricerca come questo che sono io, e poi, diciamo, per arrivare al lato più pubblico, anche questo che si sviluppa soprattutto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, gli Innovation Civic Hall, che sono adesso degli spazi dedicati all'innovazione di comunità vanno più a parlare alle persone e al pubblico. Cosa accomuna tutte queste tipologie di spazi? L'idea che una comunità e uno spazio possono generare innovazione. Questo ci è sembrato di poter sintetizzare le caratteristiche di tutti questi spazi storicamente, e questo fatto che l'innovazione nasce se c'è uno spazio, diciamo, se, solamente all'interno di spazi fisici. Se, ne parlerò un pochino più avanti, se chi come me ha studiato intorno a metà degli anni 90 c'era questa idea della virtualità, come del lavoro virtuale, del fatto che grazie a internet e tecnologia si poteva lavorare da soli, da casa, e riuscire a fare appunto qualunque cosa. Oggi invece il nuovo millennio è più legato al concetto che devi lavorare all'interno di una comunità per riuscire, solamente lavorando all'interno di una comunità si riesce a creare innovazione. Detto questo, abbiamo cercato di capire perché oggi, quali sono i motivi per cui oggi questa
tipologia di spazi condivisi si sta sempre più diffondendo. E abbiamo individuato alcune motivazioni di base che secondo noi spingono verso la diffusione di questa tipologia di spazi. Una prima, diciamo, una prima causa, motivo di diffusione è il fatto che comunque oggi c'è un ampio riconoscimento che i problemi che si devono affrontare sono estremamente complessi e non possono essere risolti singolarmente. Quindi il fatto di avere uno spazio in cui ci sono diverse organizzazioni, individui, piccole società, freelancer, eccetera, permette di una condivisione della conoscenza e lo sviluppo quindi di soluzioni a problemi complessi. L'altro motivo è il fatto che oggi spesso il for profit e diciamo il no profit siano un po' si stiano mescolando tra di loro. Quindi anche qui negli spazi, gli spazi condivisi permettono di avere la condivisione sia di imprese che vanno sul mercato, diciamo più market based, sia in imprese no profit. Quindi gli obiettivi coincidono e quindi gli spazi condivisi permettono a loro di ritrovarsi. C'è poi una motivazione anche economica alla base della condivisione degli spazi, cioè il fatto che la condivisione di spazi, macchinari, eccetera, permette ovviamente dei risparmi. Poi altre cause sono più in parte di natura legata al cambiamento tecnologico. Le nuove tecnologie evidentemente hanno permesso la nascita di cosiddetti freelance o lavoratori indipendenti. Ci sono sempre stati anche in passato, il numero oggi è aumentato moltissimo e le nuove tecnologie permettono di non avere più bisogno di un posto, come dire, fisso, ma danno modo di poter lavorare anche in spazi diversi. L'altro tema è quello del fatto, quello di cui ho accennato prima, cioè l'idea di poter lavorare virtualmente da soli è stata sostanzialmente abbandonata, mentre oggi si era molto rinforzata l'idea di dover stare insieme ad altre persone per poter affrontare appunto le tematiche complesse. Poi c'è, sopra questo vale per Torino, per Milano ancora di più e per città più grandi ancora di più, il fatto che i prezzi gli affitti o i prezzi degli immobili sono spesso inaffrontabili per delle piccole realtà. No, scusate, sono tornato all'inizio. Ecco, abbiamo anche cercato di capire se si può in qualche modo quantificare questi spazi condivisi nel mondo, operazione diciamo impossibile, però esiste questo sito, che è un sito, magari lo conoscete già, che si chiama coworkingmap.org, e su base volontaria ci si può, se qualcuno gestisce, ha messo su un qualche spazio condiviso che va dal coworking, al Fab Lab, al Makerspace, qualunque cosa all'interno che abbia le caratteristiche di uno spazio condiviso, può registrarsi e viene segnalato su questa mappa. Ad oggi ne segna 1821, 103.000 posti. Il numero può sembrare basso, però andando a vedere lo stesso sito nel 2016, 2 anni fa, ne segnava circa 1200. Quindi il trend, quello che conta di questo sito, non è tanto il numero, ma il trend è che in 2 anni si sono registrati come spazi condivisi 600 nuovi spazi. Tra l'altro questo sito Coworking Map ha anche un API molto interessante per chi smanetta un po' di più, che può permettere di fare delle bellissime infografiche di qualunque tipo sulla base dei dati che hanno. Ok, veniamo più al tema specifico nostro, e data questa
diciamo, questa condizione legata all'emergenza di questi spazi e quali sono le sfide che gli architetti e i designer devono affrontare. Noi ne abbiamo individuate tre, sostanzialmente. Ah, scusate che continuo a sbagliare tasto. Allora, abbiamo individuato tre, ecco, faccio solo una premessa, le sfide architetti e designer, quindi parlerò degli spazi condivisi solamente dal punto di vista proprio dello spazio fisico, quindi non parlerò di tutti gli eventuali problemi o dal punto di vista gestionale, dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista culturale. Quindi noi ragioniamo esclusivamente in quello che può fisicamente caratterizzare uno spazio condiviso. Allora, noi abbiamo individuato diversi dei trend, delle sfide e delle soluzioni. Alla fine ci sarà anche un piccolo esempio una foto di quello che intendiamo. Allora, il primo trend è che appunto la natura del lavoro sta diventando e diventerà sempre più aperta e collaborativa. E questo in un qualche modo andrà a cambiare la natura degli spazi. Quindi questo pone una sfida molto interessante per gli architetti e designer, che è quello di riuscire a progettare degli spazi che possano ospitare allo stesso tempo un lavoro di tipo collaborativo, ma anche un lavoro di tipo individuale. L'obiettivo è quello di riuscire a garantire quella che viene definita in inglese si chiama legibility of space, cioè se tu non puoi vedere quello che ti sta succedendo attorno, cioè quello che stanno facendo gli altri, è molto difficile che l'innovazione possa nascere. Quindi bisogna riuscire a trovare il giusto mix tra garantire degli spazi collaborativi e garantire anche degli spazi privati. La proposta è passare dall'open office, che tra l'altro il concetto di open office nasce nel 1958, mi sono informato, in Germania, quindi non è una cosa nuova, al concetto di ufficio ibrido, hybrid office o spazio ibrido. Questo perché? Perché appunto l'interazione e l'apertura non è per tutti. C'è chi lavora meglio in uno spazio attraverso l'interazione, c'è chi lavora meglio attraverso il lavoro individuale. Quindi l'idea è quella di riuscire a creare un bilanciamento tra gli spazi per la socialità e gli spazi interattivi per la socialità e gli spazi privati per la riflessività. Quindi esistono. Detto questo, quello che case study è forse una parola grossa, però esistono degli accorgimenti che potrebbero essere, come in questo esempio è un co-working americano, ma è come dire l'ideal tipo di quello che volevamo dire, è riuscire a bilanciare uno spazio comune in cui si può lavorare, quello che vedete qui come numero uno, ma avere anche questi qui segnati come numero 3, degli spazi più chiusi o da pareti fisse o da pareti vetrate e mobili, in cui si può fare più un lavoro di tipo riflessivo che non richiede necessariamente la collaborazione con altri. Quindi riuscire a fare un mix tra queste due cose. Questa è la prima, diciamo, sfida che noi abbiamo individuato. La seconda, che è una diretta conseguenza della prima, è il fatto che oggi l'innovazione sta diventando sempre più complessa e quindi a volte molti concetti richiedono comunque una comunicazione di tipo uno a uno. Quindi non solo un lavoro di tipo riflessivo, ma poi una comunicazione face to face. Quindi la sfida è riuscire a creare degli spazi che permettano il trasferimento di quella che poi viene definita conoscenza tacita. Cioè una conoscenza che è più di tipo esperienziale, che non è ancora strutturata, non ancora documentata, che nasce spesso dall'intuizione e che è più facile comunicare face to face e quindi non all'interno di ambienti
di ambienti di tipo collaborativo. Quindi la nostra proposta diventa quella di, mi è chiamata back to basic, usare quel che si possono definire un po' le ossa dell'edificio, the bones of the building, per riuscire a massimizzare anche degli incontri che possono anche essere casuali, più serendipici, e quindi dare molta importanza a quello che può essere gli atri, le scale, i corridoi, kitchen, caffè, che possono essere presenti in questo tipo di spazi. Quindi questo è un esempio tratto sempre dallo stesso edificio, che in qualche modo era abbastanza idealtipico di tutto quello che ci sembrava interessante dire, in cui si vede come sia i corridoi che tutti quelli che una volta erano spazi più o meno di risulta possono invece essere attrezzati per poter offrire la possibilità di questo tipo di comunicazione uno a uno, che diventa importante per riuscire a trasmettere un certo tipo di conoscenza. Terzo trend è quello che il fatto che oggi la tecnologia sia diffusa in maniera ormai ubiquitaria trasforma gli spazi in una sorta di diciamo laboratori permanenti, possiamo dire così, e quindi il fatto che è necessario sempre prototipare sia fisicamente con le macchine o con i computer, eccetera, più che un ufficio, uno stato, diventa un laboratorio permanente per poter testare le proprie soluzioni. Quindi qui la sfida è quella di riuscire a massimizzare la flessibilità degli spazi, intanto perché la tecnologia cambia in maniera molto rapida e quindi lo spazio deve riuscire in qualche modo a stare dietro ai mutamenti della tecnologia. E quindi qui le soluzioni, quello che diciamo soluzioni, le proposte, le abbiamo sintetizzate con una frase abbastanza famosa di un architetto, Nils van der Rohe, che diceva: Dio sta nei dettagli, nel senso che a volte sono delle piccole cose, dei piccoli dettagli che possono far fronte all'incertezza degli sviluppi tecnologici e della natura sempre più varia delle tecnologie. Quindi anche qui gli esempi sono i più vari, che vanno dalla possibilità di poter agganciare in qualunque punto il proprio laptop, la propria stampante 3D o quello che è, a soluzioni più tecniche su pavimenti, eccetera, che permettono di spostare macchinari senza andare a dover rompere, distruggere tutto. E okay, mi sono accorto che è stato veramente rapido, però allora, risorse ce n'è tantissime in rete, cioè Shared Spaces trova veramente il mondo, però un lavoro fatto molto bene è quello del Social Innovation Center canadese. Ha questo sito socialinnovation.org in cui loro hanno ricostruito con 3 libri scaricabili online gratuitamente la loro storia, quindi da come sono nati, questo che si chiama Emergence, e poi da lì hanno tratto 2 libri, uno è come creare World Changing Shared Spaces e l'altro, chiamato Proof, è come i shared spaces stanno cambiando il mondo. Io ho finito, non perché voglio andare a prendere l'aperitivo estivo, però forse è stato molto rapido. No, secondo me possiamo fare magari un focus, visto che qui vabbè ci siamo connessi 2 spazi, vabbè, uno noi come WeMake, ma anche... anzi 3, quindi WeMake, Mirko con Fab Lab nel Veneto, e Marco che invece ha un Fab Lab Makerspace Coworking qui a Milano. Quindi magari io partirei da una, cioè tu hai parlato del, magari togli lo screen share, che così vediamo, sì, il tuo viso.
Allora. Partirei magari dall'esempio di Chieri, se tu lì hai lavorato anche alla progettazione, sì, se quali sono sì. state, diciamo, le sfide, come le hai risolte e come, per poi magari arrivare a, se Marco ci racconta o vuole condividere, diciamo, quali sono state le sue sfide e se ha qualche domanda da fare rispetto a il vostro modo di lavorare lì e il vostro modo di aver, come avete progettato Iatta, per esempio. Sì. Ok, mi sentite? Poi dai Sì, sulle parole, sì. Parola quando... No, ti sentiamo. Tu hai già una domanda da fare oppure... Beh, sicuramente non avevo una visione storica dei co-working No. come spazi condivisi, cioè come concetto di spazio condiviso che addirittura risale, insomma, a oltre 60 anni fa, diciamo. Sì. E, beh, l'abbiamo scoperto strada facendo le problematiche di uno spazio condiviso. Noi quasi, tuttora dico quasi, siamo ancora un open space per molti versi, quindi convive tutto nei 200 metri quadri e si nota che il bisogno di spazi privati e spazi condivisi. Questo sicuramente è un aspetto centrale e è un aspetto che va considerato, che non avevamo considerato come centrale inizialmente. Quindi questo sicuramente è capire appunto da dove nasce una visione, diciamo, dall'alto, bisognerà che quella che nasce dal progettista, dall'architetto che disegna lo spazio condiviso, l'idea che ci debbano essere degli uffici, degli spazi chiusi, degli spazi poi di condivisione, o nasce anche appunto da esperienza pregressa, da interviste, o dal committente che si immagina di voler creare una certa dinamica all'interno del proprio spazio. Cioè, penso che ci possano essere tante strade, no? Sì, assolutamente. Diciamo che adesso, sono due temi, secondo me, che si legano a quello che dice Marco. Uno è il fatto che è una specificità, diciamo, italiana rispetto all'esempio che vi ho fatto vedere, è un esempio statunitense. Allora, diciamo, Stati Uniti e mondo anglosassone, questi spazi nascono come spesso nascono come edifici nuovi. Quindi ci sono molte più, diciamo, possibilità di, anche a livello progetto, e tra virgolette un pochino più facile riuscire a raggiungere questi obiettivi. Ed oggi, benché non esistano delle normative, ma la progettazione di questi spazi dal punto di vista, diciamo, architettonico e di design c'è una scuola sostanzialmente, quindi quello che abbiamo detto non sono cose che abbiamo inventato, che abbiamo inventato noi, ma sono frutto appunto di una ricerca. Quindi si sta creando, diciamo, una scuola che nasce dalle esperienze passate. No, non mie personali, ma di chi ha già progettato questi spazi, che ha condiviso errori, problematiche, eccetera. E quindi, come dire, è frutto dell'esperienza. L'altra cosa è il fatto che invece in Italia, almeno per quello che conosciamo noi, spesso questi spazi nascono all'interno di edifici che prima avevano altre storie. E quindi questo pone tutta una serie di problematiche. Il caso di Chieri, cui io ho partecipato, ha posto almeno inizialmente tutta una serie di problematiche dovute ad adeguare questi spazi a quello che si voleva fare, sotto due punti di vista. Uno molto noioso, in cui, se non me lo chiedete, non entro, che è quello, diciamo, più burocratico e di rapporti con, in quel caso è un caso specifico perché era un edificio pubblico, quindi è di rapporti con la pubblica amministrazione. Ma lì forse il webinar prossimo sull'hackeraggio della pubblica amministrazione potrebbe tornare utile, perché nell'incertezza delle cose, nell'incertezza spesso anche delle normative italiane, se uno è bravo, secondo me ci sono ampie possibilità di hackeraggio, che è quello che un po' noi abbiamo fatto, sempre rispettando ovviamente tutto quello che c'era da rispettare. Il Tech Lab di Chieri è uno spazio piccolo, quindi aveva anche problematiche più piccole, ma che abbiamo cercato in parte di organizzare secondo questi principi, lavorando in primo luogo, poi partendo dall'ultima sfida, che ho detto, quella della flessibilità su pavimenti e pareti, in modo da... tu non so, Zoe, se sei mai venuta o...
il tech lab? Sai che forse all'inizio, ma no, no, comunque. All'inizio, non me lo ricordo. Ma no, no, no. Quanti metri quadri erano? Sarà 100 metri. Sono 100 metri quadri, ok. Sì, sì, sì. Non è molto grande, però quindi iniziando a lavorare da pavimenti e pareti per poterli rendere il più flessibili possibile. Come lì c'era un pavimento, diciamo, di piastrelle, ma neanche troppo pregiate, su cui però, e questi sono i problemi poi pratici, pubblica amministrazione ci ha detto, se ne rompete anche una sola è una cosa che non va bene. Comunque mi sa che anche Marco Lanza, tu, lo spazio dove sei è del comune, no? Iatta, non è sì, uno spazio... È uno spazio di proprietà. Di proprietà del comune, sì. Vedi, anche loro... Il comune di Milano immagino che sia forse è più no, non lo so, va bene. No, ok, vabbè, non entriamo nei meriti. No, comunque, allora abbiamo risolto, ad esempio, poi semplicemente con soluzioni materiali che si usa spessissimo, con l'USB, siamo andati sopra con l'USB anche sulle pareti, questo ci ha permesso sia di proteggere il pavimento, ma anche di creare un pavimento che potesse reggere la macchina taglio laser e spostarla. Se lo rovinavamo non era un problema. Siamo riusciti, seppur in 100 metri quadri, questo ci è venuto incontro all'edificio per come era, perché aveva una piccola stanza, a creare una sorta di ufficio condiviso all'interno di uno spazio condiviso, ci siamo arrangiati così, nel senso se uno ha bisogno di lavorare da solo sul suo portatile, allora poteva prenotarsi quello spazio, che quindi era uno spazietto più piccolo in cui potevi avere più questa dimensione della concentrazione, che poi non... Alcune utenti, persone che frequentavano lo spazio lavoravano benissimo con le cuffiette portatili anche all'interno di... Però lì è molto, ecco, questa è molto soggettiva la dimensione. C'è chi riesce a lavorare molto bene anche in mezzo ad altre persone, c'è chi ha proprio bisogno, poi dipende anche da quello che uno fa, di uno spazio in cui poter riflettere, fare più le sue cose. Quindi quell'aspetto lì siamo riusciti a risolverlo grazie alla conformazione dell'edificio. E per il resto, non so se ho risposto alle tue domande. Credo che oggi la sfida più grossa, al di là, ecco, avrei potuto inserirla come cappello a tutto, la sfida più grossa, se si lavora in spazi pubblici, è riuscire a far capire agli interlocutori politico-amministrativi quello che si vuole fare, spesso non è chiaro, e le normative, le cose non ti vengono spesso incontro. Soprattutto se si vuole mescolare il co-working, il fab lab, il taglio laser, la stampante 3D, allora diventa difficile definirsi, che è un bene poi secondo me alla fine, però bisogna. Ma io avevo una domanda per Marco, se conoscevi, ovviamente non è impossibile sapere tutto considerando questo mondo come varia e quanti possibili casi ci sono, ma se hai conoscenza, invece parlando degli spazi ibridi, adesso quello che ci hai mostrato sono principalmente spazi di lavoro, perché quando si pensa all'innovazione si pensa sempre, insomma, al rilascio di conoscenza, processi, prodotti fatti da gente well educated, insomma, con delle skill, già cioè delle competenze. Se invece c'è degli esempi di spazi che, appunto ibridi, dove c'è l'associazionismo più di base, l'asilo nido e la startup innovativa, se come quello che sono di esistenza o come vengono gestite, se ci sono progetti dove c'è la mescolanza di comunità diverse, che non sono invece allora comunità che condividono le stesse, diciamo, certo, competenze o visioni. Assolutamente. L'esempio che posso darti è qui torinese, non è esattamente quello che dici te, è un tentativo, non so se le conoscete, sono quelle che qui chiamiamo le case del quartiere. È un progetto che era nato con fondi europei ormai, vorrei dire 10 anni fa, ma non sono sicuro. Ce n'è una a San Salvario molto, molto grossa, che un pochino si muove in questo senso qui, un'ibridazione degli spazi anche dal punto di vista delle comunità che ne usufruiscono. San Salvario è un quartiere di Torino molto... E ancora tuttora, ma con caratteristiche diverse, un quartiere multietnico che ha avuto appunto tra metà degli anni 90 e
e gli anni 2000, queste tensioni tra nuovi abitanti e vecchi abitanti. Adesso è diventato il quartiere della Movida, per cui si va a fare l'aperitivo, tutti belli tranquilli, però ha passato un periodo di, diciamo, di difficoltà. Le case del quartiere sono nate un pochino come spazi ibridi per mescolare comunità, in cui ci sono attività diverse, che poteva essere, adesso quello di San Salvario aveva dal ristorante sotto ai piani alti aveva degli spazi per delle sale prova musicali, faceva delle attività per bambini negli orari extrascolastici e mescolava appunto, ed era frequentato da comunità diverse, era molto più legato al tema musica elettronica più che, e quindi questo potrebbe essere un esempio che mi viene in mente. C'è Mirko che appunto ci dice che nel loro Fab Lab sono una situazione bella mista, quindi voleva condividere questa sua esperienza di come se stanno nascendo delle cose in uno spazio misto, quindi ce l'abbiamo tra di noi l'esempio. Bene, io tra l'altro qualunque feedback può tornarci utile per... Ok, Mirko. Ciao, mi sentite? Sì. Ok, ciao a tutti. Allora, innanzitutto mi sono ritrovato nelle cose che hai detto di Chieri, in quanto anche noi quando abbiamo aperto il Fab Lab qui a Castelfranco ci siamo confrontati con diciamo, l'amministrazione locale, ma non perché il nostro spazio fosse pubblico, ma semplicemente perché ci sono dei gruppi su Facebook un po' tipo molto allarmisti sul fatto di normative eccetera eccetera legate ai Fab Lab, e quindi io sono andato proprio spontaneamente allo Spisal chiedendo informazioni su come gestire l'utenza che veniva in laboratorio, come gestire le macchine, vi dicendo, appunto per evitare poi sorprese di visite dello Spisal che ti facevano magari, che so, chiudere o ti bloccavano in un certo periodo, e anche perché ne abbiamo aperto con un cofinanziamento regionale, per cui dovevamo essere completamente a posto per tutto quello che riguarda anche normative. E devo dire sì che effettivamente no. Sì, come hai già detto e come tutti quanti sanno, quelli che lavorano nei Fab Lab, non esiste una normativa sui Fab Lab, quindi anche noi quando abbiamo dovuto fare la richiesta di emissione nell'ambiente di aria che veniva aspirata da laser filtrata, cioè ci chiedevano quanti quintali di legna tagliavamo alla settimana, e il minimo era tipo 20 quintali, una cosa così, cioè, non è forse 20 quintali, forse in 100.000 anni li facciamo forse 20 kg in un anno, cioè era proprio... non c'è misura, no? E quindi tocca fare un po' gli italiani, cioè dire vabbè dai, facciamo finta che è così, scrivo una cosa per un'altra, tanto si finisce per fare le cose proprio l'italiano, no? Cioè siamo un po' costretti. Detto questo, sì, noi qui praticamente quando abbiamo aperto il laboratorio a Castelfranco, quando abbiamo deciso di partecipare al bando, in realtà non sapevamo dove andare fisicamente, e ci siamo collegati a una realtà associativa che si chiama Zefiro, che nel territorio qui stava già cercando uno spazio di co-working in senso lato, ovvero delle persone che hanno fondato questa associazione sono attualmente degli architetti, quindi sono studi di architetti, ok? E questi hanno lavorato su quello che è stata un po' la progettazione dello spazio generale in cui si sarebbe andati tutti insieme, e poi si sono uniti a questi architetti un altro studio di grafica e design, un archeologo, una tipa che fa architettura e progettazione partecipata, poi ci siamo noi come Fab Lab, che siamo comunque una SRL, e c'è uno studio di, diciamo, di ceramica di un signore che è in pensione, che è appassionato di ceramica, e poi abbiamo un altro spazio grande come il nostro Fab Lab, che è praticamente, qui ci sono tre associazioni che fanno danza, teatro e biodanza, e sono proprio associazioni loro. In più, siamo tutti all'interno dello stesso spazio, ovviamente diviso, diciamo, in aree di competenza, quindi nel Fab Lab, cioè, diciamo noi, non è che c'è tipo una fare danza, però c'è un po' di promiscuità, quindi a volte noi abbiamo bisogno di fare delle attività formative, ci spostiamo nello spazio teatro, oppure ancora l'architetto deve fare un corso, viene all'interno del nostro spazio perché, non so, la location gli piace, è un po' così, diciamo, informale. E in più abbiamo degli spazi comuni, ok, quelli che dicevi anche tu prima, i corridoi, per dire, no, abbiamo volontariamente costruito dei corridoi anche dove la gente si possa incontrare, dove possono essere fatte anche attività comunitarie, che sono basicamente, vabbè, noi ogni mese facciamo un direttivo tutti insieme, ovviamente lo spazio va gestito, però abbiamo anche questi stessi spazi comuni che sono aperti alle associazioni del territorio, quindi di fatto nel territorio ci sono varie associazioni che sono, quelli di lettura, quelli che fanno cose con la musica e vi dicendo, questi non hanno uno spazio dove trovarsi, noi offriamo questi spazi
a loro, diciamo, nel tempo in cui non, nel momento in cui questi spazi non servono a noi, per riunire, perché loro si possono riunire. Quindi, di fatto, gli spazi comuni nostri sono anche spazi aperti alle associazioni del territorio. Ora, cos'è che è nato di innovativo? Qui praticamente sì, c'è anche dei link, poi non sono sicuro che sia quello, però credo di sì. Dopo vado a vederlo. E cos'è? Aspetta, che si sta aprendo adesso. Credo che sia. Sì, è spazio Zefiro. Vedete, lì c'è un po' di gente matta. Quello è uno spazio comune. E la galleria e la foto, vabbè, sono varie foto, scusate. Sì, Sì, sto. comunque vedete, insomma, è uno spazio, era una vecchia fabbrica questa, molto grande. Qui a Castelfranco c'è un'area industriale molto molto sviluppata e poi negli ultimi 20 anni praticamente per metà è andata in dismissione. Quindi anche dove siamo noi è una fabbrica immensa, è una piccola porzione, qua per dire ci sono una trentina di unità diverse che una volta erano un'unica fabbrica e noi siamo in una di queste unità. In parte a noi c'è una sala prove con cui collaboriamo, e poi ci sono anche aziende che lavorano il legno, fanno pannelli solari, via dicendo, no? La cosa interessante è che comunque anche all'interno di questa realtà, qui, in questo spazio, in questa zona industriale, qualche piccola collaborazione nasce. Allora, a livello di innovazione, diciamo che noi tendenzialmente si cerca di lavorare insieme, no? Nel senso che non è che siamo compartimentati qui dentro, e quindi noi di FabLab non parliamo con nessuno, noi tutti i giorni parliamo con lo studio grafico, piuttosto che con l'architetto, piuttosto che con quelli che fanno danza. Abbiamo fatto anche dei progetti legati alla danza, cioè all'associazione di danza, perché magari c'erano delle esigenze che nascevano, noi avevamo voglia di sperimentare qualcosa, si faceva così insieme, ma niente di stravolgente. Stiamo cercando ultimamente di partecipare a dei bandi, diciamo tutti insieme, in modo da poter dare tutti quanti il proprio contributo con le nostre specificità diverse. Però quello che siamo riusciti a fare fino adesso è stato magari a livello territoriale, poi non so se posso chiamare innovazione sociale, forse no. A livello territoriale, di aiutare magari realtà come c'era uno spazio qui di fianco, proprio della sala prove che stava andando, diciamo, stava chiudendo. Abbiamo, insieme a dei giovani, una stazione locale nel territorio, abbiamo lavorato insieme per ripristinare questo spazio, che era comunque un punto di incontro per tutte le band musicali del territorio, piuttosto che lavorando insieme a altri giovani in Castelfranco che seguono magari il TEDx. Abbiamo organizzato degli eventi per valorizzare la città, tipo degli hackathon, però diciamo nulla di stravolgente. Però diciamo l'idea appunto che questo spazio è appunto un mix di varie cose, quindi in teoria le potenzialità ci sono, ecco, le potenzialità perlomeno. Sì, io volevo aggiungere una cosa e anche tramutarla in una domanda a Marco, ma anche, magari anche agli altri, nel senso che partendo dall'esperienza qui di WeMake, una delle cose quando abbiamo deciso di aprire era comunque che volessimo, il nostro desiderio era che ci fosse anche un bilanciamento di genere, quindi avere uno spazio inclusivo. Nella mia esperienza del passato, quando mi trovavo a che fare con spazi in cui, per esempio, hackerspace, in cui si aveva a che fare con la tecnologia e si smanettava, 80% erano maschi e il 20% erano femmine. Ovviamente mi ero già accorta con il passaggio ai makerspace, per quello che mi è sempre piaciuta un po' come etichetta, che fosse più inclusiva, più democratica, nel senso che non c'era solo il nerdismo puro, no, dello smanettare con il computer, ma aggiungendo altre macchine e mettendo anche un focus sul design, si era creata un'inclusione maggiore. E noi l'abbiamo fatto anche fisicamente, progettando lo spazio, mettendo quelle che erano le macchine da cucire e i tessuti, non in un angolo, perché noi poi abbiamo girato vari Fab Lab nel mondo e la parte textile l'ha sempre nascosta in qualche angolino, oppure la macchina da cucire era dentro l'armadio, dovevi tirarla fuori e spolverarla. Abbiamo deciso di metterle al centro, no? Quindi non in un angolo, ma al centro. E i primi mesi di apertura, a volte le persone entravano e dicevano: ma perché ci sono le macchine da cucire? Perché ci sono i tessuti? E ci facevano queste domande. E ovviamente una cosa che io non volevo fare era questo makerspace per donne, oppure questo makerspace, no, non volevo scriverlo o dirlo, ma l'ho fatto disegnando lo spazio in modo che fosse più inclusivo per le donne. Sappiamo che comunque ci sono più donne che si occupano di moda e tessuti, e quindi quello in realtà poi ha generato a cascata più inclusione. Il nostro, per esempio, account Facebook, la pagina Facebook ha
come statistiche 50 e 50, e questo ci fa molto fieri. La cosa anche, l'abbiamo visto in alcune interviste che abbiamo fatto nello scorso anno, abbiamo fatto una serie di interviste ai maker che vengono qui anche per raccontarci i loro progetti e comunicarli. Una coppia di designer russe che ci ha frequentato, prima ha fatto dei corsi da noi, poi ha lanciato questo loro piccolo brand di vestiti autoprodotti col taglio laser. Una frase che ci ha molto colpito, e adesso la ripetiamo sempre nelle nostre presentazioni, è che questa ragazza, una delle due, che tutte e due sempre elegantissime, arrivavano al makerspace con i tacchi, magari anche col tailleur, e loro mi dicevano, di solito quando noi entriamo in spazi tecnologici e siamo vestite così, ci guardano come dire cosa viene a fare una bambolina, anzi lo diceva negativamente qui. Invece quando entrava qua a WeMake, viene a usare il laser come gli altri, no? Non veniva classificata o guardata come farà delle stupidate, ma al suo lavoro da fare usa il taglio laser e si veste come vuole. Quindi in che modo, cioè ci sono, avete ragionato, c'è qualcosa di più sistematico per creare più inclusività negli spazi, a parte le rampe per i disabili? No, il tema è interessantissimo. Non ho una risposta. Al Tech Lab, però, anche lì era successo. A volte poi è il caso, che non dovrebbe essere così, dal caso si dovrebbero riuscire poi a trovare, diciamo, dei principi o delle linee guida. Al Tech Lab era successo che, non io, ma Paolo Cavagnolo, aveva fatto molti corsi sull'utilizzo della macchina taglio laser, proprio basici, puntando molto sul design di gioielli, nel senso intagliati sul plexiglass, sulla cosa. Questo, non so se volontariamente o meno, va coinvolto molto molte designer dello IED di Torino, ragazze che erano venute e avevano un po' come forse il cucito, che è un po' più legato magari all'esperienza femminile, la progettazione del gioiello sembra, non so se è così, perché non ne sono un esperto, però almeno in quel caso lì ha attirato molte designer, molte ragazze, che poi si sono anche, diciamo, affezionate allo spazio, almeno un paio sono rimaste. Detto che non è 50-50, ecco, erano comunque una parte minoritaria. Sul fatto che si possono trovare delle soluzioni, diciamo, più architettoniche e spaziali per rendere gli spazi inclusivi anche dal punto di vista del genere, non si sono risposta, onestamente non si sono risposta, però è un tema molto, sicuramente molto interessante. Non so se gli altri spazi o Marco, voi... sì, ecco Marco, vai. Ok. Sì, io faccio una constatazione empirica, nel senso che quello che ho vissuto, che è nato un po' per caso, cioè il gruppo da cui si è andati era molto diverso da quello attuale ed è sempre stato abbastanza misto come composizione. Oggi, senza enfatizzare l'aspetto di genere, visto che è il tema che lanci, tra la sottotraccia di questo tema degli spazi condivisi, di fatto siamo 3-1, cioè io sono l'uno e ci sono tre donne con me che lavorano all'interno dello spazio. Quello che posso notare, più dell'adattare lo spazio a favorire delle dinamiche, vedo che, però, cioè, una cosa molto, molto empirica, no? Che cambia molto l'attenzione che si ha verso lo spazio, verso le cose condivise a seconda del genere delle persone che lo frequentano. Quindi un'attenzione maggiore a delle regole esplicite da parte dei maschietti, diciamo così, invece un'attenzione maggiore al bene comune, a tutto ciò che è condiviso di fatto, senza doverlo dire esplicitamente, da parte delle donne. Quando abbiamo questo sì, invece, sugli spazi, abbiamo lanciato una sfida interna nel co-working per creare la sala corsi, per disegnare insieme, per progettare insieme la sala corsi, quindi delimitando un'area. Non è tutto open space, infatti, come dicevo all'inizio. E, la parte più di contributo, la parte più più fattiva, sia a livello progettuale che a livello realizzativo, effettivamente è arrivata da una donna,
che non è del nostro gruppo, è una donna che lavora nel co-working, che ha sposato l'idea, insomma, di rendere migliore, più funzionale lo spazio, anche esteticamente più bello, ma questo è stato un contributo un po' di tutti. E quindi l'idea, insomma, di condividere lo spazio, di renderlo più agevole per tutti, di renderlo un bene più comune, se vogliamo così, è arrivato da questa parte, da questo lato, se vogliamo. Quindi, diciamo, è stato un effetto più che una causa. Okay. Io avevo una domanda anche che appunto riguarda gli errori, no? Spesso è anche un po' di moda la questione di parlare di failure, però come architetto e designer per Marco, se ti vengono in mente gli epic fail degli shared spaces, cioè a parte averci detto i trend, non so, anche senza dare gli indirizzi di chi ha fatto l'epic fail, non lo vogliamo sapere. Però sapendo quelle che sono le linee guida in generale per adesso creare dei spazi condivisi per la social interaction, per la private, per il private focus, se ci sono delle cose che hai visto che potrebbero essere questi grandi errori di progettazione per chi, non so, domani deve, ha questa sfida di dover fare uno spazio ibrido condiviso dove ci lavorano più persone, no? Cioè, quale potrebbe essere l'errore più tipico? Anche perché magari ci sono delle realtà che non hanno l'architetto designer, ma se lo devono fare da soli, quindi magari riescono ad imparare. Beh, uno del, diciamo, errori, diciamo, delle cose che si tende a fare, tra virgolette, un po' sbagliando, ma questo secondo me deriva anche da quello che uno ha visto nei film o nelle serie TV, eccetera, è l'idea dell'open space come soluzione a tutti i problemi, no? Quindi ragionare, ho un bellissimo edificio industriale con la luce, fighissimo, e boh, ci faccio dentro un open space, e sembra una soluzione, ma in realtà genera più problemi che non quelli che risolve. Nel senso che l'open space è qualcosa che può funzionare in una realtà, diciamo, aziendale strutturata, perché insomma tutti lavorano più o meno all'interno della stessa organizzazione. Non può funzionare funziona in maniera forse meno efficiente quando si mettono insieme persone che lavorano in ambiti troppo diversi, ecco. E quindi non invita tanto alla collaborazione. Secondo me funziona molto bene grosse aziende lavorano con spazi magari open space, ma non funziona meno bene quando si deve invece realmente mescolare non solo competenze diverse, ma anche tipo di lavorazione diverse. Questo è un errore, non è un errore, è una soluzione che secondo me non è efficace a risolvere il problema, che viene spesso pensata come... Ci sono alcuni co-working che ho visto, almeno qui a Torino, che almeno inizialmente offrivano queste postazioni, e c'era proprio scritto sul sito in luminoso open space, no? In realtà era sicuramente luminoso, ma era molto difficile poi lavorare. Quindi, e poi un po', insomma, dagli errori si impara. Poi anche questi co-work che hanno comunque fatto delle partizioni hanno poi capito che l'open space, che è anche una soluzione economicamente, tra virgolette, vantaggiosa. Cioè, nel senso che non è costosissimo fare un ufficio, cioè insomma si può fare se uno vuole farlo con poco può farlo con poco, ecco, diciamo così. È più difficile invece progettare uno spazio, questo è quello che mi viene in mente adesso. Altre cose secondo me possono riguardare più la gestione, ecco, perché poi c'è tutta una questione che non ho toccato sull'utilizzo degli spazi invece nel tempo, che anche questa è complessa, che è un problema architettonico che diventa poi un problema di gestione. Ad esempio il fatto che lo spazio crei, secondo me, debba comunque essere aperto, ad esempio, 24 ore al giorno, sabato e domenica, ha dei problemi, diciamo, architettonici, di entrate e uscite, eccetera. Ha poi dei problemi anche di gestione, eccetera. Quindi
qui ci sono ad esempio alcuni co-working che chiudono alle 19, che secondo me avranno le loro motivazioni, però è insomma, l'utilizzo dello spazio nel tempo, nelle ore notturne di giorno è un altro, può generare anche lì delle soluzioni non efficaci. A volte, anche questo è un tema che avrei potuto forse approfondire, l'architettura può venire incontro anche a gestire uno spazio che deve restare sempre aperto, deve dare a tutti la possibilità di accedere. Ma sono in mente queste due cose qua. Si posso aggiungere un'altra esperienza personale, un caso concreto? Due gli errori progettuali espliciti, diciamo, la volontà di fare nell'open di considerare l'open space come uno spazio dove tutti mantengono un tono di voce e hanno delle pratiche che generano un rumore sostenibile per tutti gli altri. Questo non è così, non è così, dalle macchine che possono essere più o meno rumorose, cerchiamo di limitare quello, cioè, per quanto riguarda appunto la parte più di laboratorio, che è anche, se vogliamo, più decentrata, e molti invece fanno un lavoro di progettazione molto silenzioso, molto riflessivo, come si diceva prima, e altri invece parlano molto all'interno del gruppo. Alcuni non sono dei singoli professionisti, ma sono un team di lavoro, nel nostro caso, e quindi parlano molto tra di loro, telefonano molto, si arrabbiano molto, e quindi c'è anche stati d'animo diversi fra persone che stanno facendo cose completamente diverse. Quindi sicuramente questo a volte va a cozzare. Più le attività che in uno spazio ibrido, che non è soltanto quello di co-working, ma è lo spazio di laboratorio, lo spazio, l'area open, come la chiamiamo, vanno ad esserci in orari che vanno a sovrapporsi all'attività, quindi infrasettimalmente, diurno, e finché la sera non è un grande problema, nel senso che poi dopo le 7 tendenzialmente il co-working quasi sempre si svuota, non sempre. E però ci sono delle attività anche diurne. Abbiamo ospitato una scolaresca di 20 ragazzi per fare una redazione aperta di un giornale, basta, hanno monopolizzato lo spazio sonoro totalmente, quindi nessuno poteva più telefonare, nessuno poteva più fare... Poi generi automaticamente una soglia, alzi la tua soglia del rumore di fondo e quindi in qualche modo ti estrani, però diciamo a livello forse subliminale, inconscio, è stancante questa cosa. La seconda cosa è l'ordine. L'ordine inteso anche come pulizia o il disordine tipico di un laboratorio, un po' di polvere, un po' di scarti di produzione. Ecco, queste due cose qua non sempre sono accettate. Chiaramente è una cosa esplicita che noi diciamo quando uno viene nel nostro spazio, cioè devi accettare questo perché come vedi lo spazio è questo qua, ci passi in mezzo tutti i giorni, ci passerai in mezzo tutti i giorni. Però è un fatto vero, cioè spazi ibridi hanno usi ibridi e hanno effetti ibridi sullo spazio. Questa è l'esperienza che posso portare. No, mi accodo anch'io, visto che tanto stiamo facendo la carrellata. Sì, è che noi abbiamo appunto, avendo realtà molto diverse dall'altra, ovviamente, vabbè, noi siamo nell'edificio, siamo praticamente in fondo, e quindi anche se usiamo le macchine non c'è molto il rumore, vediamo, si contiene abbastanza nello spazio. Ma per esempio già quando facciamo dei corsi internamente, visto che noi abbiamo un open space in realtà, dove abbiamo macchine, la zona di formazione, e poi abbiamo sì un ufficio e un soppalco che vengono utilizzati per, beh, l'ufficio, dove si può chiudere la porta, c'è una figura che segue la parte amministrativa. Ma per esempio già in laboratorio, quando facciamo delle attività con i bambini o di formazione con adulti o aziende, le macchine devono stare ferme perché o vanno o una cosa o l'altra. Poi certo, nello spazio generale, per dire, abbiamo fatto anche noi adesso, per il destino lavoriamo parecchio con i ragazzi, c'è stata una comitiva di 120 bambini e praticamente abbiamo dovuto distribuirli nel nostro laboratorio, nello spazio teatro, in galleria, in entrata, e praticamente i co-working ovviamente non hanno fatto un cazzo tutto il giorno, perché cioè questi bambini, per quanto siano bravi, buoni, però insomma un po' si lasciano andare e via dicendo. Così come capita adesso, periodo che sta facendo l'associazione di danza, sta preparando uno spettacolo, sono qui tutti i giorni. E quindi cosa vuol dire? Che c'è una compagnia di 10-12 persone che provano con la musica, e quindi i co-working che sono lì in mezzo a sentire la musica, così come magari gli spazi come il bagni o l'entrata dove ci sono i tavoli dove si mangia insieme, sono ovviamente non sono puliti e tenuti bene come quando siamo solamente noi, no? Perché comunque 10-12 persone in più che usano quegli spazi. Noi poi oltretutto il discorso su pulizie ci autogestiamo e quindi ci dividiamo tra le varie realtà, la pulizia dei bagni, eccetera, e ovviamente uno dice, cazzo, ho pulito il cesso ieri sera, vado qua stamattina, è già un delirio, cioè. Quindi
Sì, è, diciamo questa cosa ci devono essere appunto delle regole tacite, se vogliamo, che devono essere accettate da tutti quelli che frequentano lo spazio, anche da parte non solo da chi appunto ci lavora dentro, cioè tutti i giorni, ma anche da chi arriva e magari lo usa. Quindi sì, da una parte si deve, se vogliamo, adattare a quello che trova perché sa dove va, dall'altra però anche chi frequenta lo spazio deve essere conscio che come si trovano i bagni in giro, no? Ti piacerebbe trovarlo come, cioè lascia come ti piacerebbe trovarlo, no? Cioè va tenuto lo spazio, va curato lo spazio, no? Mi viene in mente proprio alla VAG, c'è scritto vicino dove ci sono le tazze, c'è scritto una cosa del tipo pulisci il tuo disordine perché tua mamma non lavora qua, no? E questa è una cosa che vorrei scrivere uguale qui da qualche parte, perché a volte veramente arriva della gente, magari mangia e lascia il piatto sporco sul tavolo, le briciole sul tavolo, i bicchieri, le bottiglie, quando costa veramente zero fatica sistemare quello che uno l'isone che non ha generato, no? Non dico che non si metta a spazzare a terra, però insomma il minimo, no? Come tirare l'acqua in bagno anche, oppure lasciare acceso l'aspiratore se ha fatto una cacata, cioè le classiche cose di convivenza, no? Ecco, così per dire. Bene, proviamo a vedere se Carmen riesce a usare il microfono. Carmen, provi a parlare. Che non si sente? Voi mi sentite? Sì, provo, non mi sentite. Ok, niente. Se hai una domanda scrivila in chat o fai il tuo intervento in chat. Scusate, sono crashata, quindi mi sono persa un pezzo della conversazione, il mio computer è andato in blackout. Adesso sono tornata. Serena, vuoi fare una domanda, qualcosa? No, io non ho più domande. Noi abbiamo esplorato abbastanza il tema. Esatto. Allora direi, da un lato posso fare la mia domanda di riserva, che non ho, perché abbiamo toccato un tema molto, diciamo, sentito nei Fab Lab, perché ci sono sempre state conversazioni rispetto alla, diciamo, alle normative, a quello che devi dichiarare, all'assicurazione che devi fare, specialmente sul chi usa le macchine, dove. Da un lato noi abbiamo aiutato il nostro, diciamo, assicuratore che doveva assicurarci, spiegandogli che noi siamo come una palestra, quindi invece di usare il tapirulan si usa il taglio laser, e quindi diciamo nel momento in cui affitti, prenoti quella macchina, funziona come in palestra, è come fosse un affitto temporaneo locale. Quindi mi chiedevo, dal punto di vista di architetto, esistono, quando si creano dei nuovi business, delle nuove idee, dei nuovi contesti, si procede per affinità, nel senso è corretto quello che abbiamo fatto noi rispetto alle normative, nel vedere normative affini o immaginarci degli spazi che sono simili anche, e fare delle analogie, oppure diciamo noi ci siamo messi così, è corretto oppure c'è una... Assolutamente, è la strada, cioè è l'unica strada nel momento in cui c'è un'assenza o c'è un vuoto normativo, muoversi per analogia affinità. A Chieri l'avevano risolta con un assicuratore, non abbiamo usato l'esempio della palestra, ma avevano detto, ma Chieri c'è una scuola professionale che aveva delle macchine, delle cose, detto, noi siamo come se fossimo un laboratorio all'interno di una scuola, quindi risolvevamo anche il problema dei ragazzini minorenni, per una questione anche lì era nata, e quindi abbiamo detto, come fai come se fossimo al laboratorio della scuola, e avranno bene un'assicurazione, cioè che sono una persona sveglia, bisogna sempre trovare, diciamo, la persona che abbia voglia di un pochino di uscire dal seminato, però sì, procedere per analogia è la soluzione, è l'unica soluzione che c'è al momento, e anche quella secondo me è più tutelante, tutto anche dal punto di vista del profilo giuridico, non ci sono alternative al momento, quindi sì. Ok, perfetto, questo è positivo, infatti noi appunto quando ce lo chiedono rispondiamo in questo modo, anche perché tu puoi avere, dici apro un Fab Lab, però magari sei completamente diverso, un Fab Lab è completamente diverso dall'altro, quindi anche lì è difficile fare analogie, noi ci siamo visti più vicino a quello. La seconda, io non so se come argomento l'avete toccato, ma prima quando mi sono sconnessa, ma il tema, per esempio, noi abbiamo alla fine anche una cucina,
e il momento del cucinare, del mangiare insieme senza dover per forza uscire dallo spazio, ma alcuni cucinano, alcuni si portano il cibo da casa, il condividere un tavolo, delle sedie e uno spazio in cui si spiattella funziona molto per creare una relazione che va oltre l'ambito della macchinetta del caffè, che è classica del co-working. Non so se... Sì, no, un pochino, no, beh, non l'avevamo toccato un pochino, però gli spazi, diciamo, del cibo, del mangiare, funzionano molto per la trasmissione anche di, diciamo, più informale, e anche riescono a volte a, dipende dall'organizzazione delle dimensioni, però anche a generare quella comunicazione magari a due su alcuni temi in cui uno si può isolare mangiando insieme a un'altra persona e comunicare quelle informazioni, quelle intuizioni, quelle, appunto, quella conoscenza tacita che non è ancora documentata in nessun modo, e scambiarsi delle opinioni. Assolutamente il cibo è lo spazio del cibo, è assolutamente. Ma tu, che magari hai esperienza anche all'estero, perché in Italia c'è di più, no? La cultura della cucina, del cucinare. Invece a volte noi abbiamo qui degli tirocinanti stranieri, loro mangiano con un panino davanti al computer in mezz'ora e non hanno, no, quel momento. Per quello che conosco io, però spesso all'estero c'è... gli spazi più strutturati, eccetera, c'è uno spazio, c'è il caffè, diciamo, chiamiamolo bar o quello che è anche aperto al pubblico, no? E quindi diventa più uno spazio di, non la macchinetta del caffè, ma uno spazio più ampio, forse più che il cibo è il caffè all'estero, mi sembra che le cappe grosse di caffè che fanno da collante, quindi sì, però sono spazi a volte più strutturati e anche aperti, diciamo, al pubblico, no? Sono spazi semi privati, che servono anche poi a fare cassa. Bene. Allora, se non ci sono altre domande, io passerei alla parte, diciamo, conclusiva di questo appuntamento. Ci sono altre domande? No? Allora, ricondivido il mio schermo. Ecco, perché volevo, da un lato... richiedervi un feedback, nel senso, avete partecipato, abbiamo condiviso alcune esperienze, non solo, diciamo, da parte di Marco, ma anche i partecipanti sono riusciti, diciamo, a condividere la loro expertise, no? Da practitioner, da persone che stanno portando avanti un'esperienza fisica concreta legata a questo argomento. Abbiamo preparato tre domande vi manderemo il link, anzi lo metto subito in chat. Serena, riesce a condividerlo in chat, per favore, che non riesco a vederla. Tre domande semplici, quindi non ci mettete più di qualche minuto. Quale concetto o risorsa condiviso in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto, nella tua pratica? In che modo, diciamo, c'è stato dei temi che abbiamo toccato? Quale approccio alla condivisione di spazi potrebbe essere applicato al tuo progetto? E l'altra, se non è un progetto tuo, vabbè, qua in questo caso... tutti ce l'avevamo, quali sono i progetti di innovazione sociale digitale che pensi potrebbero beneficiare di queste risorse? Che sono risorse di spazi condivisi, ma in realtà potrebbe anche essere una risposta che riguarda anche gli altri temi, no? Che andremo ad affrontare nei prossimi appuntamenti. E qui vado al prossimo appuntamento. Ovviamente vi manderemo dopo questo... dopo che chiudiamo, un follow up con le slide di Marco e il link a questo form. Il prossimo appuntamento è a settembre, non abbiamo ancora individuato il giorno, ma cercheremo di, vedo domani Annibale, cerco di fermarlo in una data. Annibale lavora qui a Milano da qualche tempo ha avuto varie esperienze, una più importante con l'Enti Spiriti a Bari. Con lui toccheremo l'argomento del lacking policy making, in che modo si riescono a fare progetti anche con poche risorse, con tutte le normative che abbiamo in Italia e con tutti i vincoli che sempre ci sono, ma le cose si riescono a fare trovando il modo e la prospettiva giusta. Quindi, credo che questo sia un tema molto interessante, sarebbe bello anche lì se nei vostri luoghi
quindi per esempio a Castelfranco, a Catania, c'è qualcuno del comune, della vostra municipalità che vuole partecipare, sarebbe bello avere un confronto tra anche FabLab, Makerspace, spazi di condivisione, progetti di innovazione sociale e qualche policy maker, e quindi vedere, condividere l'esperienza che stiamo facendo a Milano e vedere come si può gettare questo germe dell'innovazione in tutta Italia, perché non siamo da soli qui a Milano a fare innovazione. Io innanzitutto finisco di condividere lo schermo e ringrazio tutti di aver partecipato. Mi è piaciuto questo webinar perché siamo riusciti comunque molto anche a parlare tra di noi. Ringrazio Marco della sua disponibilità e ci rivediamo la prossima volta. I partecipanti, grazie di aver partecipato come FabLab e Makerspace, e ci vediamo magari alla Maker Faire Roma, di sicuro. Ok? Grazie Serena. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Serena, fermi la registrazione, per favore.